Ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Francia1211. Oggi siamo qua su GTA Online per andare a provare la nuovissima, una delle nuovissime gare della serie di gare per ruote scoperte che è stata aggiunta questa settimana su GTA Online, quest'oggi proprio su GTA Online, ed è un nuovissimo tipo di gare che è appunto riservato solamente a questi veicoli di questo nuovo tipo, che per ora sono solamente, come sapete, la Progen PR4 e la Ocelot R88. Entrambi disponibili su Legendary Motorsport, che potranno essere utilizzati in questa nuovissima serie di gare. Mi sembra che siano 7, che questa settimana inoltre elargiscono doppi dollari e doppi RP, quindi doppie ricompense. Sono circuiti molto particolari, anche perché sono strutturati con i pit stop che dovremmo andare a fare al momento giusto, cioè dovremmo stare attenti alle gomme e alla salute della nostra auto. Qua ci lascia la scelta per l'automobile che possiamo appunto noi decidere. Non ne ho una mia, quindi dovremo per forza sceglierne una stock. Proverei la PR4 quasi quasi. Magari la farei. Vediamo se come la possiamo fare. Rossa mi piace. Facciamo in fretta perché sta per passare il così, perfetta. Gomme, mettiamo le medie. Ok. Pronto a giocare. Ho sentito un rumore di una gomma che esplodeva, sento cose. Ok, eccoci qua. Dovrei avrei avuto il tempo di mettere le gomme. Una figata veramente, guardate che belle queste nuove Formula 1. Anche tutti gli altri sembrano aver scelto la Progen PR4. Via, vai. Ok. Non so se tutti hanno. Perché vedo che tutti vanno a cannone, ecco, sono già stato schiantato. Sì, va bene, cos'è però? Siamo proprio su GTA Online. Grande incidente subito alla partenza. Mamma mia, le condizioni del veicolo sono crollate in una maniera incredibile. Dobbiamo fare un pit stop già al prossimo giro, mi sa. Ok, siamo bene, abbastanza in una zona centrale della città. Mamma mia, cosa faceva quello? Cercando di recuperare queste posizioni perse. Ok, sì. È da un sacco che non faccio gare. Quindi sono proprio fuori forma. Però diciamo che completamente fuori allenamento non sono, ecco. Perché comunque guido anche in Freemode, non è. Sono certamente molto più veloci, molto più complicati da governare. Però sono comunque delle automobili, quindi. Cerchiamo di prenderci un po' di scia, anche se è molto molto complicata la cosa, perché soprattutto in questa pista qua, che non è molto. Ok, non facciamoci spingere via, mamma mia che curve qua. Incidente, incidente, largo, ok. Altro incidente, ma sembra essersi risolto. Ok, forse non è necessario adesso il pit stop. Ahia, altro incidente, ok, quello lì è finito fuori. Le gare più scorrette che siano mai state viste. No, aiuto! Sembra un autoscontro più che una Formula 1 questa. Guarda questo come ci viene dentro subito, immagino. No. Ok, io andrei velocissimo al pit stop. Abbiamo il turbo disponibile, perfetto. Facciamo velocissimo una sosta. Ok, via. Usiamo il turbo per riprendere velocità, freniamo un po' però qua perché è difficile, ok. Riprendiamo il turbo, no, e sì, aia che dolore. Via via col turbo, presto, presto, presto. Ci siamo persi un bel po' di posizioni così. Ci siamo persi un bel po' di posizioni. Dobbiamo riprendercele. Com'è che siamo piazzati? Non lo so, siamo piazzati 13esimi. Niente di recuperabile. E sì. Ok, qua il segreto è non frenare mai se non è necessario. Perché fai la fine così, se no. Sì, ma quanto è inguidabile questa roba. Mi sa che siamo tipo ultimi. Una cosa simile.
Comunque l'aderenza delle ruote si fa sentire la scarsa aderenza. Sarebbero da fare con gli amici, che così sono molto più corrette, molto più facili da fare. Anche perché con gente che non conosci è un casino. Non so, cioè mi trovo costretto a quasi a ripassare, quasi quasi faccio una velocissima passatina proprio. Cioè, di questo passo vado a episcopo ogni giro praticamente, e però così è inguidabile, è impossibile. Fermi qua, hola. Vai qua al turbo, così cerchiamo di perdere poi il meno tempo possibile. Ok, c'è già un po' di gente ferma ai pit stop, approfittiamone per riprendere anche noi. Vai. Ok, siamo tutti rimessi a nuovo. Ok, qua possiamo usare un po' di turbo. Ok, non tutto perché ce lo teniamo per dopo. Un po' qua, piano, gira, perfetto, e qua ce lo finiamo. Una curvetta tattica qua proprio, ok, anche qui e anche qua. Vabbè, sono tutte curve in sta pista, vorrei dire. No, stavo per schiantarmi contro il muro. Ok, dai che qua ce la prendiamo, dai che qua ce la prendiamo. Maledizione. Accidenti a voi. Come doppiato, ma stiamo scherzando? Non vorrei che fossero questi qua. No, ok. Vai via perché questo qua mi veliva dentro subito proprio. Ok, veloce, veloce. Qua non facciamo il pit stop, direi proprio che non ha senso. Vai. Ah, quant'è che non facevo una gara su GP Online? Perfetto. Poi che gara questa è? E questa è solamente una delle 7 nuove piste. Poi magari sto sbagliando e magari ne hanno aggiunte 8, magari 6, non mi ricordo. Però mi sembrava, sì, mi sembrava di averne contate 7. Abbiamo fatto un incidente che ci potrebbe far perdere un po' di tempo. C'è uno che ha fatto già un nuovo record mondiale, ma stiamo scherzando. Via, perché anche questo ci fa fuori. Ok, sto iniziando a prendere un po' di confidenza, ci vogliono un po' di giri, ma poi uno inizia a familiarizzare già di più con l'auto. Poi è chiaro che se uno l'aveva già vinta la settimana scorsa è più pratico. Qua però mi hanno fregato. Guarda come passo, però sono già ancora al quinto giro. Mamma mia, sente proprio, sta scorrere l'adrenalina nelle vene. Ok. Qua prendiamoci il turbo perché non vorrei averci sto qua dietro che poi mi frega. Ok, freniamoci anche lui. Perché dico freniamoci? Non so, non so parlare adesso, sono troppo concentrato sulla guida. Vai su, non voglio che finisca la gara adesso però. Solo perché all'inizio ho fatto schifone. Voglio arrivare. Mamma mia che sorpasso che ho fatto. Una cosa. Fuori dal comune. No, in realtà penso che sia abbastanza normale fare dei sorpassi simili, però vabbè. Lo dico per fare. Vai su, non voglio finire. No, non è arrivato. Mamma mia che scandola. Che scandola. Vabbè, concludiamo così la nostra bella prima gara. Diciamo che non siamo andati proprio benissimo nella prima parte, poi abbiamo migliorato, comunque siamo andati decisamente più avanti. Non ci ho fatto caso che posizione sono arrivato.
Vabbè, dai, decimo, ci può stare, decimo su 16, mettiamo mi piace. In questo video qua intanto ci salutiamo e direi che ci possiamo rivedere alla prossima. Mi raccomando, lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!